chiamo per dire complimenti all'Italia, perché il prossimo anno l'Italia avrà 5 squadre in Champions, grazie all'ottimo cammino fatto dalle italiane, non tanto in Champions, perché in Champions sono quasi uscite tutte agli ottavi, ma in Europa League e in Conference League. Dobbiamo fare davvero i complimenti alle nostre squadre italiane, Roma, Milan, Fiorentina e Atalanta. Complimenti a tutte e quattro. Ma prima di tutto iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non vi perdete niente. Ogni volta che uscirà un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. E continuate a supportarci con i mi piace, commenti e iscrizioni. Per voi è tutto gratis, ma per noi è fondamentale perché per noi ci fa crescere. Più noi cresciamo, più possiamo fare nuovi contenuti, nuovi format e soprattutto possiamo portare ospiti. Però abbiamo bisogno dei numeri, abbiamo bisogno di crescere. Allora aiutateci a crescere. Partiamo subito con le tre squadre a fare i complimenti a Gasperini, De Rossi e Italiano. Hanno portato Fiorentina, Atalanta e Roma in semifinale di Europa League e Conference League. La Fiorentina con fatica supera i tempi supplementari di Viktor Prince, la squadra ceca, che addirittura è rimasta in 10 a metà del secondo tempo. La Fiorentina è riuscita a chiudere la prima la partita, però nel secondo tempo un gol per parte, prima a Nico Gonzalez e poi Biraghi, 2-0, e manda per secondo anno consecutivo in semifinale la Fiorentina, che affronterà i belgi del Bruges. Invece in Europa League l'Atalanta veniva dall'ottima vittoria in trasferta al Liverpool 3-0, e qui il Liverpool doveva fare un'impresa. Per vincere il Liverpool doveva fare un'impresa, non c'è riuscita. Gli è andata bene perché dopo 4 minuti Ruggeri tocca il pallone con la mano, calcio di rigore, Salah va e segna. E l'altra cosa, l'assedio totale, c'è stato a un certo punto l'assedio totale del Liverpool, che cercava la vittoria a tutti i costi, non c'è riuscito, ha vinto per una vittoria di pirla. Perché? Perché questa vittoria non conta niente, perché l'Atalanta ha vinto a Liverpool 3-0. L'Atalanta è riuscita anche a accorciare le distanze grazie a un gol di Scamacca, però annullato giustamente per fuorigioco, e con cuore e anima e soprattutto intelligenza tattica, perché a un certo punto l'Atalanta ha cercato anche di rallentare la partita, di terminare i ritmi feroci del Liverpool. Alla fine l'ha portata a casa una semifinale storica, una semifinale che dà tanta emozione alla squadra di Bergamo. E allora affronterà la vincente fra Marsiglia e Benfica, che in questo momento sono i tempi supplementari. Però dall'altra parte abbiamo una grande Roma di De Rossi e il fallimento totale di Stefano Pioli. Oggi c'è il fallimento stagionale del Milan. Oggi il fallimento di Pioli è totale. Ora voglio vedere cosa diranno i cazzastorie, voglio vedere cosa diranno coloro degli opinionisti che vanno in televisione ed esaltano Pioli, coloro che vanno alla Domenica Sportiva, pressing, che fanno Pioli qua, Pioli là, Pioli qua, Pioli qui, Pioli lì. Pioli, eliminato dalla Champions, eliminato dall'Europa League, mai in competizione per vincere i campionati, e ora si troverà lunedì a vedere l'Inter festeggiare lo scudetto in faccia. Però qualcuno esalta Pioli perché lo definisce uno che insegna calcio. Io sinceramente ho visto un allenatore che oggi ha sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare. Un allenatore, scusate, che comincia con Magnà, Calabria, Gabbia, Tomori, Hernandez, Musa, Benacer, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao e Giroud. Non mi comincia a titolare, scusate, Chukwueze e Okafor, che in questo momento sono i giocatori con più gamba, con più forma, che stanno meglio fisicamente tutti quanti. Me le lasci in panchina, addirittura me le metti nel secondo tempo. Allora c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che io non riesco a capire. Ma certi allenatori, ma li guardano i giocatori, capiscono che in questo momento Chukwueze ha qualcosa in più degli altri e non me lo metti. Cosa ti dice la testa? Che ti dice la testa? Preferisci Giroud, che oggi è stata una statua in campo. Giroud oggi è stato qualcosa di inguardabile. Dall'altra parte una Roma che comincia alla grande, una Roma che è stata anche fortunata sul gol di Mancini, perché Mancini recupera pallone da Pellegrini, Pellegrini tira, prende il palo,
ancora a terra, Mancini, più lesto di tutti perché i difensori del Milan dormivano e la riesce a staccare 1-0, un gol importante, un gol che a questo punto spalanca le porte della semifinale alla Roma. Però la Roma non si accontenta perché sull'azione di contropiede Pellegrini lancia Lukaku fa spalla contro gabbia, lo atterra, va al tiro, riesce alla spinta di Magna, poi gabbia il pallone, invece di lanciarlo, glielo passa Dybala e Dybala su quella mattonella fa gol 2-0. E sembrava la partita chiusa, sembrava che la Roma avesse la partita in controllo, però Celik fa la fesseria, si fa espellere al 31esimo. Il Milan ha la bellezza di 70 minuti per vincere la partita. E lo volete sapere il cambio che fa il signor Pioli al 40esimo, che io non riesco a capire. Fuori Benasser e dentro Jovic. Non metti subito Chukwueze. Non metti subito Chukwueze. Jovic per riempire l'aria. Perché i palloni arrivano, però no, non c'è nessuno che riesce a tirare. Il gol del Milan arriva al 95esimo per Gabbia, su un colpo di testa. Chukwueze entra all'inizio del secondo tempo a posto di Loftus-Cheek. Reyes entra a posto di Calabria al 46esimo. Signori miei, ma Musa che fa? Spiegatemi Musa in campo cosa ha fatto? Perché ha preferito Musa? Poi al 70esimo fuori Pulisic e dentro Okafor al 70esimo. Ma voi davvero pensate che voi mettete i giocatori a 10, a 5 minuti dalla fine e vi risolvono le partite? Ma davvero pensate a questo? Pulisic che finora aveva trascinato il Milan, tu dovevi mettere dal primo minuto Okafor perché stava meglio fisicamente, può mettere Pulisic nel secondo tempo, invece no, è preferito mettere Pulisic nel primo tempo. E cosa è successo? La Roma vince 2-1, la Roma che riesce a tenere, a reggere con cuore e anima. I De Rossi, che oggi ha avuto la conferma anche per il prossimo anno, si devono fare i complimenti perché ha preso le macerie di Mourinho e le ha trasformate in grattacieli. De Rossi ha preso le macerie e ha costruito grattacieli. Poi, signori miei, il lavoro di De Rossi è ottimo, sapete perché? Perché la Roma non era zero, era meno di zero. E oggi la Roma è 5 ed è per tutti noi un ottimo lavoro. Però oggi la Roma si trova in semifinale di Europa League e per il secondo anno consecutivo affronterà il Bayern Leverkusen e soprattutto si trova al quinto posto. E oggi, da oggi in poi, il quinto posto vale 100 milioni. Da oggi in poi, il quinto posto vale 100 milioni perché il quinto posto ti fa andare nella prossima Champions. Complimenti a Pioli, scusate, no, complimenti a De Rossi, a Gasperini e a Italiano. Pioli, fallimento totale, ha fatto il triplete delle sconfitte fuori Champions, fuori Europa League, fuori dal campionato e fuori dalla Coppa Italia. No, ha vinto 4 trofei. Però coloro che sono gli opinionisti, coloro che credono di sapere il calcio fluido, il calcio liquido, è la seconda giornata. Ieri con Guardiola, oggi con Pioli che prendono la bastonata. Intanto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo nelle semifinali. Ciao!